decisionale, perché ha una forma che si presta molto, avendo un peso attribuito a entrambe le estremità, si presta molto ad essere in equilibrio sulle superfici di tempo. Però in questo caso il componente sembra avere una pelle molto porosa. Ha superato 5 secondi, facciamo applauso, forte, forte. Adesso scusami, ma io devo fare qualche domanda. Allora, senta, io so che lei forse non mi dirà mai la verità, o forse sì. Come può accadere? Perché un... ci racconti la sua versione a quello che vuole? Perché un cucchiaio resta attaccato, scientificamente non è possibile. Posso vestirmi dopo raccontare? Come vuole? È stato lungo finora, però insomma, vabbè. Facciamolo vestire. Intanto se vuole può rispondermi. Bene. Ma io quando ho cominciato... Allora. Vestito. Prego. Si va. Allora, può rispondere? Cioè, che cos'è? Magnetismo, energia, magia, che cos'è? C'è un meccanismo e basta? No, non c'è nessun tipo di cosa strana. Ah. Il 2001? Nel 2001 tre giorni non potevo dormire, tre notti di tre giorni non potevo dormire perché avevo tanto energia. Poi ha guardato in alto e è sceso lo Spirito Santo. No, te la conosciamo. No. Io vivo in Georgia. Ma non è una cosa che mi ha fatto fare, tanto che un paese che somiglia tantissimo all'Italia, anche là persone sono così bravi, aree fresche. Perché il tempo... Ah no, piano, c'è tutta la storia. Va bene, adesso. Che scemo questo. Oggi sono tutti con Gesù attaccati, Ogni mattina in villaggio facevo 2 chilometri, andate e ritorno da casa, adesso posto e ritorno. Non sapevo niente di queste forze particolari che ho. Questo gli faceva cammino con calma. Per questo mi sono aiutato tante persone e non ho riuscito a spiegare ma come rispondere ai sacri. Non lo sapevo. Ecco, forse era meglio che all'inizio mi diceva non lo so, perché la storia era la mia. Allora, non lo sa. Ecco, non si dice questo. Va bene, a questo punto bisogna, abbiamo certificato, chiamare brigati e consegnare a questo personaggio che di natura si è ritrovato ad essere magnetico 50 brigati o 50. Allora, io certifico i fatti. Avete visto il giro?